Ok, quando vuoi. Qua c'è la porta vecchia. Vediamo un po'. Ti devi abbassare tanto. Lo so. Ok. Ok. Aspetta, ci sono. Ok. Carino. Carino, se non fosse per la rumenta. Guarda qua, forse c'era una madonnetta qua. Sì, sicuramente. Sì, sicuramente. Guarda che c'è anche un pezzo dei conduttori degli impianti elettrici. Ne ho visti altri, anche sopra la tua testa. Là c'è proprio... Ah, ok, sì, questi non da buchi. C'è proprio il filo, vedi? Ah, vero. Però mi sa che questo ce l'hanno fatto dopo. Ma lo so mica, sai, In teoria usavano una piattina simile a questa. E quella è l'uscita che abbiamo visto là di fuori? Ah, visto che arrivi proprio l'uscita che abbiamo visto là di fuori. Ok. Batterie al piombo. Questo è acido da batterie. Veleno. Veleno. Ok. E praticamente questa qua è l'uscita che è chiusa. Qua siamo dietro a una recinzione con una frana, adesso quando usciamo ve lo facciamo vedere anche dall'esterno. Comunque è abbastanza lungo. Qua troviamo questo crollo e prima dicevamo appunto che poteva essere un rifugio antiaereo oppure un posto di guardia, un posto di controllo. Comunque era da un po' che non ne trovavamo uno così carino. Qua ci sono anche delle concrezioni. C'è l'infiltrazione d'acqua, infatti di qua ci sono i crolli, questo tipo di pietra. Allora, fino a questo cancelletto sono 60 passi dei miei. E qui comunque c'era proprio qualche officina, presumo, qua vicino, che lo usava come deposito, perché queste sono proprio esclusivamente acqua distillata, comunque acido per batterie. Di parecchi anni fa, anche perché le gomme sono tre gomme di 500, e biciclette, roba vecchissima. Va bene, come dicevamo prima abbiamo trovato questo ipogeo che sicuramente era o un posto di controllo o un rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale. Ci troviamo in Valpolcevera, alta Valpolcevera, e niente, questo è tutto. A proposito, misura 75 dei miei passi in totale, fa un giro a U, per cui c'è l'entrata e uscita. Dai, ciao a tutti e alla prossima. Ragazzi.